Ok. Buonasera telespettatori, buonasera e buongiorno contemporaneamente, perché oggi abbiamo avuto una piccola necessità. Per la prima volta, invece che andare in diretta, che cosa facciamo? Andiamo in registrata. Per quale motivo? Perché avete visto tutti che nell'Alta Umbria in settimana ci sono stati gravi problemi meteorologici, hanno danneggiato alcune delle nostre infrastrutture come Umbria Più TRT, e quindi oggi la puntata di un giovedì rosso verde la registriamo alle 2:30 più o meno, 2:15 sono, e la manderemo in onda al solito orario alle 20:45 al quale voi ci starete guardando. Quindi questo per correttezza nei vostri confronti. Come al solito abbiamo un parterre ricchissimo, sapete, questa è la seconda puntata di Un Giovedì Rosso Verde, la prima puntata è andata benissimo, tant'è che la produzione ha deciso di dividere in due la trasmissione, quindi da oggi in poi Un Giovedì Rosso Verde sarà più dedicata alla Ternana, quasi in forma esclusiva. Mentre dalla prossima settimana, se Dio vorrà, insieme a Monia Santini, il sottoscritto condurrà un'altra trasmissione che sarà invece un approfondimento, un qualcosa di più ampio, diciamo, sempre sulla ternanità, su Terni, un talk show alla classica maniera dei talk show. E comunque lo saprete di più, ne saprete di più in settimana, perché usciranno dei comunicati stampa e qualcosa. Allora, prima di iniziare, Cavalleria impone che io presenti la mia splendida co-conduttrice, che è Federica. Buonasera a tutti. E prima di mandare gli highlights della sfortunata prestazione della Ternana di domenica scorsa, Federica farà una carrellata di presentazioni sui nostri ospiti e poi andiamo con gli highlights. Perfetto. Prego. Gianluca, grazie. Grazie a te. Partiamo con Mara Romoli del direttivo club Rocca Rosso Verde. Buonasera. Buonasera. Mirko Pagliarini, allenatore Under 17, non è vero? Assolutamente, mi sono già sbagliata. Paolo Scriboni, responsabile settore femminile Ternana Calcio. Buonasera a tutti. Veronica Spagnoli, giocatrice Ternana Calcio Femminile. Buonasera. Nicola Traini, allenatore ed ex Gloria Rossoverde. Buonasera. Michele Ritoliposi, giornalista, primo telecronista della Ternana Serie A, speaker attuale di Radio Incontro, frequenza 88.7. Giusto. E ultimo, ma non ultimo, Mirko Bagliarini, allenatore. Buonasera. Under 17 Ternana Calcio. Ok, perfetto, abbiamo fatto le presentazioni, quindi mandiamo subito gli highlights della partita della Ternana di domenica scorsa con il Brescia, poi torniamo in studio e iniziamo a parlare di calcio vero. Grazie. Thank you.
Eccoci tornati in studio. Purtroppo lo sappiamo tutti, peggiore esordio probabilmente non potevamo immaginarlo, non è stata sicuramente una bella partita. Ora ne parleremo con i nostri ospiti in studio. Prima però, anche se è solo la prima giornata, è carino da parte nostra comunque che Federica legga tutti i risultati della giornata, poi la classifica e vedremo anche quale sarà il prossimo turno. Quindi, se vuoi iniziare Federica, così ci leggi i risultati della passata giornata. Frosinone Parma 2-2, Pordenone Perugia 0-1, Cittadella Vicenza 1-0, Regina Monza 0-0, Ternana Brescia 0-2, Ascoli Cosenza 1-0, Benevento Alessandria 4-3, Cremonese Lecce 3-0, Crotone Como 2-2, Pisa Spal 1-0. Perfetto, assolutamente perfetto. Allora, andiamo a vedere anche la classifica. Così abbiamo, anche se è solo giocata una giornata sola, quindi diciamo che è abbastanza corta. Quindi a tre punti troviamo Cremonese, Brescia, Benevento, Ascoli, Cittadella, Perugia, Pisa. Poi? Ad un punto Como, Crotone, Frosinone, Parma, Monza, Regina. E a zero punti purtroppo Alessandria, Cosenza, Pordenone, Spal, Vicenza, Ternana, Lecce. Esattamente. Allora, completiamo il giro, andiamo a vedere anche il prossimo turno, visto che ancora una volta per la Ternana sicuramente non sarà facilissimo. Ok, allora troveremo venerdì Pisa Alessandria, Brescia Cosenza, sabato Vicenza Frosinone Perugia Ascoli e domenica Cittadella Crotone Lecce. Scusami, Cittadella Crotone alle 18 e invece delle altre Lecce, tutte alle 20:30, giusto? Sì. Okay. Lecce Como, Monza Cremonese, Parma Benevento, Regina Ternana, Spal Pordenone. Quindi subito un altro impegno fortissimo per la Ternana, perché dopo la sconfitta purtroppo in casa noi in Brescia andiamo a Reggio Calabria. E quindi io passo prima la palla al comparto tecnico che sta alla mia sinistra. E mister Traini, ho sentito un attimo prima, ho rubato una sua osservazione, diceva questa è la Serie B. È un'altra cosa perché si incontrano altri tipi di squadre. Domenica abbiamo incontrato una squadra che secondo me, senza ombra di dubbio, intanto punta alla Serie A. Prima perché se no non prendono un allenatore del genere. Secondo, abbiamo visto che il secondo tempo è entrato un giocatore, Palacio, che lo sai che ha vinto tutto, quindi uno non tiene in campo, cioè nella rosa un giocatore di 30, anche se di 39 anni. Io avevo appena iniziato a lavorare come procuratore e ricordo il direttore Walter Sabatini, okay, che conosciamo tutti, che nella sede della Lazio, io ero a Formello, mi parlò di Palacio e parlo di più di 10 anni fa, credo saranno stati 12 anni fa, e mi diceva che secondo lui era un fenomeno. Quindi quelle squadre lì puntano sicuramente alla Serie A. Quello che devo dire, noi ternani, mi considero un ternano perché ho una vita che sto a Terni, però abbiamo dibattuto molto sul gol che ha sbagliato. Guarda mister, ti fermo un secondo, ce lo dovremmo avere in regia, se ce lo può mandare il nostro regista Mauro Castellani, come al solito il nostro factotum a disposizione, ha lavorato da stamattina alle 4 di mattina, ci siamo svegliati con questo inconveniente che non si riusciva a mandare la diretta e ci ha massacrato a tutti quanti. E vabbè, intanto noi parliamo poi. Che volevo dire, intanto è stato un grandissimo contropiede e la palla gol come al solito ha dato un giocatore che nella Ternana può fare la differenza. Certo che però non si può ridurre una partita a quella palla gol che indubbiamente uno la deve mettere dentro, ma io, se devo dire la verità, hanno sbagliato anche le più semplici. quindi può succedere. Il problema che bisogna considerare è che nel complesso della partita, diciamo, la sconfitta ci sta. Mister Pagliarini, visto, io me lo ricordo quando giocavi, quindi voglio dire, dopo 30 secondi tu sbagli un gol in quel modo. Psicologicamente la testa nella partita? Vabbè, stiamo parlando di un giocatore importante. Giocatore vero, assolutamente. Giocatore vero che, insomma, io al di là dell'errore che ci può stare, però penso che, come ha detto il mister, la Serie B è questa, la qualità è totalmente diversa dalla Serie C. Certo. La palla viaggia un po' più veloce, la qualità del giocatore è molto più alta della Lega Pro. L'unico peccato è che, come ha detto giustamente Lucarelli, la forza della Ternana è vivere le partite spensierate. Penso che
abbiano un po' sofferto l'esordio, magari il pubblico, comunque lo stadio aperto. Sono tanti piccoli fattori, Sono fattori, soprattutto perché comunque la squadra funzionava come un orologio fino all'anno scorso, che eh. Sì. non c'era nessuno, non c'era pressione, e sappiamo già, perché basta essere andati sui social in questi giorni, quello che è successo. Sono Siamo già retrocessi, cioè abbiamo vinto col Bologna, eravamo da Champions League, abbiamo perso in casa Ma col Brescia, io ma credo che ci la voglia un po' mentalità più germana. L'equilibrio è sconosciuto a D'equilibrio, Terni, mancano cioè, 37 credo dai tempi partite. suoi, mister, No, no? no, no, non ce l'abbiamo mai Ecco, i avuto qui, Ternani non quello è hanno. sicuro, non ce l'abbiamo mai Poi, avuto. per esperienza, la prima partita di campionato è sempre un Dernallotto, no? Assolutamente. Fermo restando che comunque la verità è una sola: in queste categorie quei gol li devi fare, non perché vuol dire che Donnarumma non è un No. grandissimo giocatore, ma semplicemente perché quando giochi contro squadre come il Brescia, Ogni così come minuto. sarà la Reggina, così come sarà il Lecce, come il Benevento, può essere che te ne capita una Esatto. e quindi la devi buttare dentro. Ma era Fine. annuito sempre, Non dimentichiamo, non Esatto. dimentichiamo che era solo 0-0, quindi ti può cambiare esattamente Dopo tutta la 3 minuti, partita. o quello Certo, ti che è, può insomma, non cambiare la ricordo partita perché, insomma, completamente. assolutamente sì. E questo secondo me ha inciso, anche perché subito dopo o poco dopo, tu come prendi gol? A parte l'errore, perché comunque c'è stato un errore di partenza abbastanza marchiano. Ma si vedeva che la squadra comunque soffriva psicologicamente, perché sennò tu non perdi quei contrasti, non perdi quelle palle a centrocampo. Non era la solita Ternana. Comunque, subito dopo, se Mauro ci assiste anche in questo, ci può mandare il contributo sul rigore, cioè tu ti divori quel gol e poi becchi subito un rigore in questa maniera. Chiaramente, insomma, no. Una squadra che è abituata a divertirsi, ecco, cioè. Io l'ho visto, l'ho rivisto 100 volte, sono sincero. Non sono. Mara, che dici? Non era. Non è mai nella vita. Ecco. Poi ha fermato il gioco l'arbitro e noi eravamo ripartiti in attacco, Quello però, quello quindi purtroppo è lo la so. maledizione del VAR. Io Poi il VAR contro Sole, ho fatto. cioè, vabbè, Non lo so, Michele, sarebbe era qui da fare rigore? un Che dici? dibattito. Io dico di no, sinceramente. E poi ho avuto il sospetto anche del fuorigioco, perché si è venute le foto, portavano i due giocatori, l'ultimo della Ternana e l'ultimo del Brescia, quasi in linea, però lì è questione di millimetri. Quindi non so se l'arbitro ha guardato il fuorigioco o guardato il rigore. Io sono abituato, mister mi conosce, io sono abituato che le scuse le trovano sempre i perdenti, quindi comunque no, i vincenti trovano il modo di rimontare, e questa non è stata, non vuol dire che la Ternana non è una squadra vincente, vuol dire che in questa domenica non è andato tutto storto, mettiamola così, tutto quello che ci poteva dire male ci ha detto male. Esatto. Non essendo scaramantico, penso che anche statisticamente la prossima ci va. Beh, speriamo, ok? Giusto, Assolutamente dimmi tu, sì. Paolo. Non so, No, cioè, tu ma hai io fatto calcio, poi ne parleremo con sì, calma, vero. perché questo è uno spazio che ci tengo moltissimo a dirlo. L'abbiamo già detto nell'altra puntata. Noi con la Ternana Calcio stiamo lavorando moltissimo, stiamo lavorando molto bene e abbiamo deciso di dare un grande spazio ogni settimana, ogni volta che ci sarà possibile, al calcio femminile. Svilupperemo un programma adesso, lo faremo insieme al responsabile che è qui presente con noi, insieme a Modestino, insieme a tutti quelli che fanno parte della comunicazione e dell'area tecnica della Ternana, per dare lo spazio che merita il calcio femminile. Quindi poi ne parleremo. Però adesso parlo al Paolo che ha vissuto anni e anni e anni di calcio. Sì, ma io ho apprezzato e condivido la disamina che hanno fatto i tecnici dall'altra parte, nel senso che comunque sì, anzitutto è la prima giornata, sicuramente la squadra ha patito un po' l'esordio davanti al proprio pubblico dopo tanto tempo che questo non accadeva, ha incontrato una squadra comunque importante, come è stato detto, è una squadra probabilmente costruita per provare l'assalto alla Serie A. Quindi tutta questa serie di fattori secondo me può avere parzialmente condizionato. Ora questo non vuole essere assolutamente un alibi. Comunque sia, insomma, veramente ci sono ancora 37 partite, c'è tanto tempo per rifarsi, sono convinto che comunque sia la Ternana ha una grande guida tecnica, comunque c'è una società solida alle spalle e quindi secondo me ha tutti i crismi per poter comunque sia fare un campionato importante. Ora io i programmi ben precisi della società sotto il punto di vista maschile
anche perché mi occupo di femminile e questo mi basta, ti posso garantire. Sì. Non ho quindi dubbi. Lascio volentieri l'incombenza, insomma, alla nostra alta dirigenza, che sa benissimo quello che deve fare. Ripeto, c'è un mister preparatissimo, secondo me c'è una squadra importante, sicuramente ci sarà tempo e spazio per rifarsi. Benissimo, questo sicuramente sono contento. Infatti io parlavo a Paolo Scriboni, che ha vissuto comunque, cioè, quanti anni sono che stai nel mondo del calcio? Diciamo che ho fatto 14 anni di Lazio. Ecco, voglio dire, e io lo conoscevo più per quello, quando era ancora uno che lavorava nel calcio vero. Mara, ok, le aspettative della società sono una cosa, le aspettative dei tifosi? Beh, voglio dire, i tifosi si aspettano sempre il massimo. Io dico che adesso come adesso, secondo me, dobbiamo resettare un po' quello che è stato il campionato precedente. Perché, come hanno detto giustamente, la Serie B è tutta un'altra cosa, tutta un'altra storia da riscrivere, speriamo. E quindi di volta in volta deve ritrovare la tranquillità che aveva prima, come ha detto anche giustamente prima Pagliarini, quella spensieratezza. E quindi sbloccarsi un attimino psicologicamente. Mi auguro che non siamo stati noi a fare questo effetto, perché per noi invece è stata una gioia immensa poter tornare su quei gradoni, proprio immensa. Tu mi conosci e sai quanto per me è importante. Quando siamo andati a Roma alla presentazione delle maglie, l'unico sano, Bandecchi l'ha fatta come battuta, però ha detto potrebbe stare a casa un altro anno, che comunque non va male. Anche no. Però guarda, io ti dico una cosa, se tu vai ci sacrifichiamo, se fosse. Con un cambio ego, cioè promozione di cambio dello stadio. Assolutamente sì, va bene, facciamo retromarcia. Guardiamo tutte su Sky. Tranquillamente. Però guarda, io questa analisi l'ho fatta già l'anno scorso e la presenza o meno dei tifosi cambia, cambia tantissime cose, perché se tu guardi anche come sono stati gli scudetti, i titoli, chiamiamoli così, nei vari campionati, la presenza o meno, ti basti pensare al Manchester City, ok, che comunque i tifosi delle altre squadre in Inghilterra, per prenderli in giro, chiamano lo stadio invece che Etihad, Emtihad, che vuol dire vuoto, empty vuol dire vuoto in inglese, per prenderli in giro, perché non ci va mai nessuno a vedere il City, e quindi non hanno risentito della mancanza dei tifosi, mentre un Liverpool o uno United che ha la Coppa o hanno comunque 30, 40, 60 mila persone ogni domenica che urlano, quando non li trovi. A me piace ancora pensare che il dodicesimo uomo in campo possiamo essere sempre noi, quindi so un po', no? Lo sai? Io assolutamente sì, no. Calcio romantico, e quindi ci credo, quindi mi auguro che riescano comunque a bypassare anche questa, dai. Ecco, ma allora, qui c'è anche un'altra presenza femminile che per ora abbiamo ignorato, giusto? Assolutamente. Veronica. Veronica. Veronica, non ti stiamo ignorando scientemente, no. Ma adesso stiamo parlando della partita giocata. Poi avrai. Guarda, se posso, mi è capitato di andare allo stadio lunedì e ho visto proprio dei tifosi, comunque dei signori, che chi urlava, chi diceva no, state calmi, ce la facciamo, chi no, è impossibile, dobbiamo metterci più foga. Quindi sì. Questa cosa mi è. Guarda, questo tu allora. Vieni, mi è piaciuta, da Velletri. Da Velletri, ok? Sì, nei Castelli Romani. Ecco, e nelle. Imparerai, sei giovanissima, eh? 25. Ne dimostri ancora di meno, quindi figurati. Meno male. Poi dopo ci racconti che ruolo giochi, com'è la tua traiettoria calcistica e quant'altro. Però questa è una cosa che ti dico io, soprattutto nei posti dove c'è pochissima alternativa, è chiaro che tutto viene sentito 10x, certo. Ok? Terni è una città che con tutti i suoi pregi e difetti ha mille cose positive e mille cose negative, però è indubbio che a livello sportivo, e in questo io mi auguro fortemente che voi riusciate anche a dare un'alternativa, obiettivamente esiste praticamente solo la Ternana Calcio o poco più, ci sono delle realtà che stanno facendo, il calcio a 5 del mio amico Lorenzo Filippetti sta facendo qualcosa, si stanno muovendo delle alternative, però la realtà è che rispetto anche a 20-30 anni fa, ce lo ricordiamo tutti, anche noi che siamo un pochino più adulti, c'era il basket, la Leo Basket, c'erano delle alternative, ok? Adesso c'è solo la Ternana, questo vuol dire. Ma è una cosa che ho notato comunque, vai in giro per la città, balconi con le bandiere, esposti fuori ai negozi, a qualsiasi attività, cioè. Esatto. E quindi è tutto molto sentito, certo. E tutti vogliono dire la loro, tutti, ma io ti dico veramente nei vari gruppi Facebook
o semplicemente anche, cioè, si è scatenato il putiferio dopo questa sconfitta. E te, è ci chiaro? Sta. Cioè, ci sta, perché ci tengono, è giusto che... Certo, assolutamente sì, però come dicevamo prima con Mr. Traini, che insomma... Mister, in che anno lei ha fatto la Serie A qui? Meglio che non glielo dico. Appunto. Però. E già si discuteva, ok? Ok, già si discuteva. Beh, ma lì è successo uguale. Noi, no. Cioè, l'impatto, l'impatto della Serie B con la Serie A è lo stesso impatto che c'è stata la C e la B. Certo. Cioè, personalmente, adesso per dire una cosa, i giocatori, ognuno ha il proprio standard e la propria collocazione. Io ero uno dei migliori d'Italia attaccanti in Serie B, uno qualsiasi in Serie A. Certo. Cioè, perché? Perché in Serie A incontravo gente, marcatori che avevano fatto la Coppa dei Campioni, che avevano campionati, cioè si incontra gente con un'altra prospettiva, con un altro fisico, con un'altra intelligenza, tutto. Quindi probabilmente all'inizio avremmo qualche problema così, però io ritengo che la squadra della Ternana sia una buonissima squadra, quindi non avremo problemi per fare, secondo me, un campionato medio-alta classifica. Assolutamente. Mister Pagliarini, tu quando giocavi tu la pensi esattamente come lui? Cioè, sì. Pensi che c'era comunque questo stacco tra Serie A, Serie B e Serie C? Ma è vero che non incontri sempre il Brescia. Cioè. Ma anche la qualità di come gira la palla o come attacchi lo spazio nel campo, in Serie C per andare dall'altra parte ci metti 20 secondi. Il Brescia in 6 secondi già stava tutti, ma la qualità di come girava la palla. Poi è vero che non incontri il Brescia, è vero che per me la Ternana è una squadra di media alta classifica per gli acquisti, per la qualità. Se però buttiamo giù il Castella, la prima partita che tutti parlano, giusto, tutti da tastiera, ognuno vuole dire la sua. Guarda, Leone da tastiera per me è una delle più belle storia vecchia, c'è sempre. Sì, avendolo fatto io Leone vero, però no, da tastiera io mi ci diverto tantissimo. No, ma l'importante è essere equilibrati e capire il campionato che andiamo a fare. Esatto. È vero che non è il campionato di Serie B di 10 anni fa, 15 anni fa, però è sempre, insomma, ci stanno squadre importanti, giocatori che hanno calcato parecchi anni la Serie A, quindi qualcosa paghi, perché guardiamo la rosa del Brescia, insomma. No, ma guardiamo, mister, guardiamo anche quella della Regina domenica prossima, c'è qualcuno, cioè, non serve, a parte il grande amore di Mara Montalto, ma a prescindere. Fa tutto lui, eh? Okay. No, ma è... Però a parte, cioè, voglio dire, qui sta in ballottaggio Montalto e Galabinov. Cioè, chi rientra, il recupero importante ed è mai, cioè, non è che no, ma abbiamo... adesso è solo assestarsi un attimo, esatto, e basta, poi ci toglieremo le soddisfazioni, poi che la soddisfazione per tutti è quella, ci avremo tempo, speriamo. Assolutamente. Diciamo anche se in modo velato nessuno si è accorto che ci sono una decina di squadre delle Serie B che puntano alla Serie A. E adesso in modo velato voglio dire, quelle che non lo dicono, ci sono anche squadre che non lo dicono ma pensano di poter andare in Serie A. Io questo facevo per esempio una riflessione un po' di giorni fa in un'altra trasmissione, siccome io punto esclusivamente alla salvezza, lo dico oggi, dopo la prima giornata, io punto solo a quello, va bene, a stare tranquilli ma a salvarci, quello che riflettevo è che mai come quest'anno sono cambiati 12 allenatori in Serie B, 12 allenatori nuovi su 20, sono tanti, sono tanti, per cui nella mia esperienza la metà falliscono, perché è normale, perché per mille motivi, perché arrivi in un ambiente nuovo, perché quindi voglio dire, anche su quello io confido molto, noi abbiamo tenuto Locarelli che comunque è un allenatore che ha dimostrato di essere un grandissimo gestore del gruppo e io credo che per ottenere il risultato più consono a noi, cioè la salvezza tranquilla, meglio di Lucarelli, in questo momento non c'era nessuno, questa è la mia opinione personale e non ho problemi a dirlo, io poi l'ho conosciuto anche come uomo, l'ho intervistato per il mio docufilm, sono stato presente ad altre interviste sue, quindi l'ho conosciuto anche fuori dal calcio e lo reputo una grandissima persona e un grandissimo uomo, ancora più che calciatore e allenatore, però in questo caso sono convinto che lui avrà già messo i giusti paletti nella testa dei calciatori per dire quello che sarà. Michele,
una cosa, visto che tu, ricordiamolo sempre, l'hai detto tu prima nella presentazione, Michele è stato il primo? Il primo telecronista della Ternana Serie A. Il primo telecronista, ok, già è difficile pensare che a quell'epoca esistesse la televisione, però no, scherzo. Esisteva Nicola. C'era Nicola, quindi faceva degli highlights. Poi guarda, guarda che l'hanno inventata circa 20 anni prima, non tanto di più. No, l'hanno conosciuto, il primo anno io ho fatto il telecronista, il primo club rosso verde. Sì. Praticamente. Voi facevate le riprese? Facevamo le riprese perché il primo club rosso verde ha comprato nel lontano 73-74, l'anno della prima. Pensa tu mi dicevi sei di nato. Appunto. Con Riccomini. Ha comprato una telecamera e un video registrato alla telecamera così. Il video registratore. Mauro, quello erano bei tempi, il nostro 60, regista. Pesava 60-70 kg. E volevano riprendere le partite per farle vedere nei vari club cittadini, no? Non so, il circo dell'ospedale, il circo delle poste, okay. A Narni c'era il bar della vecchia allenatore dell'Etovermo, si chiama, c'è un nome strano, non mi ricordo più come. Andavano in questi posti il lunedì e facevano vedere le partite esterne e si pagava, mi sembra, 20.000 lire. Quindi non era... non le trasmetteva una televisione, ma proprio fisicamente andava da lì. Era una pay per view, la prima che aveva la pay per view, meraviglioso. E io poi per caso sono diventato, perché un giorno passavo su via Genchesi, io lavoravo, ero impiegato alla Terminos, e passando ho visto Paolo Pileri, certo, campione, Francesco Pileri, e insieme ai dirigenti del Club Rosso Verde. Io ho avuto sempre questa passione di fare le partite, mi compravo il Corriere dello Sport da ragazzino e attraverso le formazioni mi inventavo la radiocronica, la registravo e insomma andavo avanti così. Quel giorno passando di là e sentivo che parlavano di telecamere, ho detto io se avessi un telecronista, eccomi. E finito lì. Un bel giorno, dove iniziare il campionato, mi chiamano al Club Rosso Verde, Michele senti, ha detto che volevi fare così così, sì. Dice, può venire oggi, c'è l'allenamento della Ternana e c'era la domenica la partita con Calanzaro, la prima delle serie in casa, e se vuoi venire a provare, bene, ho preso un permesso e sono andato allo stadio, ho messo telecamera tutto e ho provato a fare la radiocronaca, la telecronaca di quella partita che faceva la Ternana. E poi domenica la mia partita, Ternana Calanzaro 0-0, da lì ho cominciato. Quindi giro a pagare per l'Italia. Il giorno giusto, andavamo, al momento giusto. Veramente? Cioè, quando si dice il momento giusto... Nicola Trino l'ho conosciuto a Como io, no? L'ho intervistato a Como nel 73. Sì. Allora, adesso ti faccio una domanda. Prima andiamo in pubblicità, poi ti chiedo una cosa riferita proprio alla tua lunghissima esperienza sui campi di calcio. Pubblicità, e rimanete con noi perché gli sponsor per noi sono vitali. Grazie. A fra poco. Un'idea porte e finestre è azienda giovane e dinamica che collabora con alcuni tra i più importanti marchi nel settore infissi. Segue i propri clienti dalla fase di analisi e progettazione fino all'installazione e collaudo. Un'idea, qualità per passione. Andrea Mastrogiovanni è un bambino di Terni di 8 anni, affetto da una grave disabilità associata ad una malattia rara, 20 casi nel mondo, ed ha bisogno di assistenza continua. Il Comitato Insieme per Terni invita, secondo le proprie volontà e possibilità, ad aiutare Andrea, aderendo ad una raccolta fondi. Se vuoi contribuire puoi farlo anche tu, usando il conto corrente aperto presso la Banca di Credito Cooperativo Umbria Centro. Salve, sono Raffaella Mecarelli e vi voglio presentare i nostri prodotti. Materassi in memory dispositivo medico e reti ergonomiche in legno fisse ed elettriche. Poltrone relax alza persone e shiatsu acquistabili con agevolazioni fiscali. Sistemi di antifurto, climatizzatori, ausili per disabili. Per finire, macchine per cucire e macchine per il caffè. Vi ricordo che facciamo dimostrazioni gratuite a domicilio e senza impegno e soprattutto assistenza diretta di tutti i prodotti venduti. Vi aspettiamo!
a Perugia presso Original Motor, via Pietro Soriano 69, www.originalmotorsrl.it. Autocarrozzeria Sipace Group. Dal 1974 amiamo la tua auto. Professionalità, attenzione al cliente, materiali ed attrezzature moderne ed ecosostenibili. Sipace Group è all'avanguardia per tutte le riparazioni auto in un ambiente ampio e controllato. Sipace, servizi auto a 360 gradi, meccanica, elettrauto, servizio gomme, cristalli e aria condizionata, soccorso stradale e pratiche auto. Informati e fidati. Da Sipace è meglio. Autocarrozzeria Sipace Group è a San Gemini, via Fermi 20. Telefono 0744 24 17 61. L'emozione per un gol della tua squadra del cuore. Un momento toccante o divertente in una pista teatrale. L'interesse per un servizio dedicato a un evento del tuo territorio o a un'intervista a un personaggio famoso. Sono questi i momenti in cui il tuo messaggio pubblicitario è più efficace. Noi di Umbria Più te lo mettiamo a disposizione. Questo spazio può essere tuo. Fatti conoscere da un pubblico potenziale di 800.000 persone. Chiedi informazioni senza alcun impegno inviando una mail a originaltvsrls@gmail.com. La tua pubblicità su Umbria Più Canale 15 costa meno di quanto pensi. Eccoci tornati in studio. Avete visto i nostri spot, ringraziamo quindi sempre i nostri sponsor perché sono la nostra linfa vitale, visto che qui ancora non si paga il biglietto, quindi quello è. E abbiamo visto pubblicità e antiprogrammi, stiamo per ripartire anche con la programmazione di Derby, che è questo spettacolo che abbiamo fatto molto innovativo, questo programma che noi faremo, lo dico al nostro amico Paolo, è una cosa che non fa quasi nessuno, essendo l'Umbria una regione molto piccola, ci sono solo due realtà calcistiche veramente importanti che sono Terni e Perugia, quindi noi abbiamo pensato di fare il lunedì una trasmissione che metterà insieme quattro tifosi opinionisti di una squadra, quattro tifosi opinionisti dell'altra squadra, uno da una parte e uno dall'altra, e fare una trasmissione che sì, sarà diciamo un ritornare alle partite che si sono giocate, però in modo molto goliardico, molto divertente, quindi poi questo ne parleremo. Sono molto convinta, la vedo che sta lì un molto po' goliardico. No, infatti ecco, ma... dobbiamo sempre scegliere i tifosi quelli tranquilli, perché se scegliamo sì, dai, la Mara che dopo un certo punto la vedete che salta da quest'altra curva prendendo al collo. Quanto mai? Quindi non è vero. Michele, ritorno da te perché tutta la premessa, a parte che ci fa piacere conoscere sempre i nostri ospiti in maniera più approfondita possibile, tanti anni di calcio, tanti anni di Ternana, raramente ho visto un campo così brutto, un terreno di gioco così brutto. In effetti io l'ho visto così e ho saputo da chi stava lì, non ero presente alla partita, però ho sentito dire che probabilmente il gioco della Ternana è stato un po', diciamo, handicappato da questo stato di cose del terreno. Esatto, giusto Mara? Tu che sei... Beh, molto compromesso, partivano proprio le zolle, si vedevano. Parlavano, leggevo sui giornali di un fungo che avrebbe colpito il mantello. Hanno già programmato, quello che ho letto, già un'altra semina del campo. Però sì, ci ha danneggiato, indubbiamente ci ha danneggiato. Poi sembra che quando è stato levato via l'erba, del vecchio stadio Liberati. Esatto. No? Che c'era stata l'idea di rifare un po' sintetico e un po' esatto. Io ricordo, e tu Paolo credo l'avrai conosciuto, anche se te lo ricordi Paolo Borea? Io ricordo Borea, sai che secondo me era uno, cioè io veramente avevo appena iniziato a lavorare nel calcio, cioè lui veramente era un maestro su qualunque cosa, ok? E ricordo un'intervista a Borea in cui disse: noi prima di tutto per quello che stiamo facendo in campo dobbiamo ringraziare i nostri giardinieri perché Liberati è il mantelboso migliore d'Italia, se lo diceva Boni. A proposito, devo dire una cosa, io tanti anni fa eravamo in Serie A, quando ha giocato l'Inter qui a Terni, io ero lì in sala stampa e c'era Marini ed ex segretario dell'Inter, non ricordo, che doveva andare alla stazione per prendere un treno, doveva arrivare non so dove.
E mi ha chiesto gentilmente, dice, no, è che qualcuno di guarda, ho la macchina qui fuori, ti accompagno. E ho accompagnato Marina alla stazione. Beh, ti dico, durante questo tragitto dallo stadio alla stazione, Marina non ha fatto altro che elogiare il libero liberale. Ma che stato? Era un biliardo. Avevo uno stadio mondiale. Ma che noi avevamo lo stadio più bello d'Italia. Sì, tutti, diciamo. Anche Inter, Milan, Juve l'avevano riconosciuto, perché ho giocato a San Siro, a Torino, cioè non era un campo bello come il nostro. Purtroppo sì, a prescindere da quello che è successo adesso, poi c'è stato questo fattore un paio di anni fa, sì, no? Sì. Che fecero questo cambio per mettere il sintetico insieme al naturale. Non si fece più niente poi, no? No. Fu... rimettere l'erba, ripiantare. E questo smantellamento probabilmente ha creato... Ha fatto dei danni clamorosi, anche se non siamo i soli. Perché anche la stessa regina che incontreremo domenica. Allora, sì. In un paese normale quella partita non si sarebbe giocata, la regina perdeva a tavolino. Io ho visto le immagini indecente, ok? Leggevo, poi vabbè, io meglio che non parlo della FIGC, se no poi già ce n'ho tante, ce ne mettiamo altre. Prendi il DASPO. Però, sì, no, mi squalificano proprio, però in generale... presentarsi alla prima campionata, cioè noi abbiamo avuto un problema con Kungo, con quello che è, e vabbè, ma il Liberale è sempre stato Liberale. Al Granillo ho visto l'immagine, la partita col Monza, cioè il Monza si rifiutava di giocare e faceva solo bene, perché è stato indecente. Oltretutto io ho potuto vedere larghi riflessi della partita, e la Regina è una squadra che mena dall'inizio alla fine, scusate il termine un po' dialettale, ma quella è la realtà. E quindi in un campo in quel modo, davanti avevi una squadra che gioca un calcio vero come il Monza, non, era impossibile, cioè hanno fischiato una miriade di falli, un campo impraticabile, e io lo dico oggi, questo mi spaventa moltissimo, più che la testa, più che tutto il resto. Io abbiamo avuto la designazione dell'arbitro. L'arbitro è anche uno tra virgolette esperto, perché questo anni, di Martino, che leggo, l'anno scorso ha fatto comunque 4 partite di Serie A e 9 di Serie B più una di Coppa Italia vera, quindi è un arbitro. A noi ci dice un po' male con lui, perché su 6 partite ne abbiamo vinta una sola, però questo non vuol dire nulla, quello poi dipende dalle stagioni e dipende da quello che è. E... tant'è che la regina l'ha arbitrata solo 2 volte, una volta vinto, una volta perso, quindi non è quello. Però io spero che l'arbitro sia un pochino più duro di quello che ho visto domenica scorsa con il Monza, perché su quel campo, se no giocare a calcio per come gioca la Ternana, sarà veramente 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 dura. Ha sofferto più la Speriamo Ternana, speriamo di no, Brescia. Assolutamente sì, no, quello sicuro. La Ternana gioca veloce, un calcio meraviglioso, quindi voglio dire, su quei campi sicuramente non ti trovi male. Io, se Mauro può, staccherei un secondo sulla formazione che ha giocato domenica scorsa, se riusciamo a farla vedere, per capire anche con gli ospiti che sono qui, eccola, quali potrebbero essere i cambi, insomma, tanto più o meno li sappiamo. Non so se è l'ultimo arrivato, che tu già invocavi la settimana scorsa in trasmissione, Martella giocherà, se sta in condizioni fisiche. Io non ho mai, durante la mia lunga carriera, io seguo la Ternana dal 60 e dal 68 scrivo, quindi sono tanti anni, io non ho mai criticato l'allenatore, per carità, come ne guarderei bene, dal criticare le scelte tecniche, certo, perché, però io domenica avrei, al posto di Defendi, io non avrei levato Chiringhieri. Io obietto questo e poi dopo non so, è una mia critica, io Chiringhieri l'avrei lasciato, perché essendo più giovane, esperto, dopo l'ultimo campionato eccezionale con Cittadella, e di là avrei messo un marcatore, più un marcatore. Cioè Salzano lo scorso anno ha giocato in quel ruolo, è un centrocampista, ha giocato anche bene, con però non è la Serie B, era la Serie C. Sì, e l'unico difensore c'era Celli, e c'è un marcatore. Sì, insomma, tant'è che può giocare anche centrale, quindi... ecco, su questo... Vabbè, ma infatti sono corsi subito ai ripari, perché hanno comprato adesso Martella, che dovrebbe essere... Martella, domenica sì. Gioca Martella. Se sta bene fisicamente, credo che possa giocare. Mister, che dici? Ma direi che l'allenatore ha l'esperienza necessaria per poter aggiustare le cose, quindi adesso senza fare nomi, cioè così, però indubbiamente la Ternana dietro, considerando anche la partita col Bologna, cioè così, ha concesso un pochettino troppo. Sono d'accordo. Sia col Bologna, che è una squadra di Serie A, cioè così, quella è stata una partita apertissima, però non dimentichiamo che il Bologna ha fatto 4 gol, ma ne poteva fare anche 7-8 gol, quindi
secondo me, voglio dire, l'allenatore, se manca qualcosa in quel ruolo, eccetera, così, anche come tattica, eccetera, così, sicuramente sarà in grado, essendo bravo, perché ha dimostrato di essere bravo, saprà lui quello che manca e il modo di mettere in campo una squadra un pochino più equilibrata, secondo me. Poi ci lamentiamo, ma io ho sentito che è la prima volta dopo la terza partita dello scorso campionato che la Ternana non fa gol. Una volta doveva pure succedere di non fare gol, secondo me, anzi, è stata 30-40 partite, tutte le partite ha fatto gol, dico prima o poi succede che... Assolutamente, ecco. E poi, voglio dire, ne abbiamo già parlato prima, il gol l'avevi fatto, perché quello che ha sbagliato Donnarumma ne sbaglia uno su 100, ok, sinceramente. È già la seconda volta Donnarumma, che ci frega in questo modo, il rigore e poi il gol che si è mangiato, speriamo io... che ci sia la terza. Siamo buoni, abbiamo detto del campo, può darsi pure che è rimbalzata male. Bravissimo. L'attaccante vero. Trova le soluzioni. Ma poi non solo, cioè uno che ha fatto l'attaccante, le ha fatto lui, dice, ma cioè io ieri sera mi sono guardato Shakhtar Monaco, io penso che Folland si è divorato un gol che io non avevo mai visto in tutta la mia vita, giuro, cioè senza neanche, non c'era neanche la porta, era solo davanti alla porta. Sì, l'ho visto anch'io, no, questa però è... effettivamente lì il difensore gliel'ha toccata quel centimetro e mezzo che gliel'ha spostata, e questo noi non lo vediamo perché chi non è uomo di campo o chi non sta lì dentro, tante cose da fuori le giudichi, poi quando stai dentro, no? Giusto Veronica? Certo. Tu che ruolo giochi? Esterno alto. Fatto anche seconda punta, quindi qui abbiamo tutta la fascia. La settimana scorsa è venuta la tua collega che faceva esterno basso, adesso sinistra. Ecco, sì, veramente abbiamo tutta la fascia sinistra della femminile, Paolo. Abbiamo avuto quindi Valentina Mazzieri. Sì, è venuta Valentina e ci ha spiegato che lei gioca esterno basso a sinistra, lui gioca esterno alto a sinistra. Con che modulo giocherà Paolo? Lo sai già? Credo che opterà per un 4-3-3 e poi magari verrà mascherato a seconda delle esigenze. Secondo me comunque il mister è intelligente, quindi saranno loro a proporgli il modulo migliore. Insomma, comunque credo che il modulo va disegnato a seconda delle giocatrici e dei giocatori che hai, più che secondo me fissarsi, no, su un modulo. Che questo mi piace. Che ne pensi? Ah, giusto. Io almeno parto con idea, poi tutti gli anni mi cambiano un po' la squadra, quindi no, poi dipende dai giocatori, cioè nel senso dalle persone, che se hai un trequartista talmente forte ti metti col trequartista, se no se hai tre difensori centrali forti, difesa a tre, poi dipende da... Fortuna che non ci ascolta Sacchi, perché sennò sarebbe subito stato forte. Ma io ho fatto anche il terzino, ho fatto 2 anni in Serie A. Fatto un terzino, quindi dai, allora prendiamoci, si adatta male, bene, anzi, stacchiamo un attimo, non mi sono trovata male, anzi. Stacchiamo un attimo su questa cosa, mi piace, dici, raccontaci di te, giovanili Allora, io ho iniziato fin da piccola, comunque nasco e cresco in una famiglia di calciatori, papà calciatore, miei fratelli calciatori, tutti calciatori, quindi sotto casa si giocava a calcio, giusto, tutte ragazzine, le bambole, io andavo in giro col pallone, giustamente. E, ho iniziato con i maschietti, con mio fratello, lui è 2 anni più grande, poi ne ho un altro di 4 anni più grande. Ho iniziato con lui e poi piano piano, comunque arrivata a 14 anni non puoi più giocare con i maschietti, quindi sì, sono andata in una squadra femminile. Ho giocato a Ostia un anno, poi ho fatto un anno di Serie C alla Lazio, poi ho fatto 7 anni di Res Roma e poi... ho fatto un altro anno a Latina, quindi insomma mi sono un po' spostata. Per un anno ho lasciato per motivi, diciamo, familiari, un po' ci sono stati problemi, e ho ripreso poi con la Ressa altri 2 anni e quest'anno sono venuta qua. Okay. Questo è un po', diciamo, il mio... Sì, perché diciamo la pure tutta, che mi hai raccontato che il responsabile mi aveva detto tu vieni in televisione, tu sei arrivata qui, sì, quando? Sì, io domenica, cioè, quindi giusto il tempo di uscire per Terni, innamorarmi, perché già ho visto tutti i sistemi e già ci credo tantissimo. Mi sono piaciuti i Ternani, quando sono arrivata mi hanno detto i Ternani nascono e crescono a Pane e Ternana, è vero, cioè qualsiasi discussione per strada si sente Ternana. Esci appunto come dicevo prima, stemma della Ternana, quindi questa cosa mi piace,
cioè mi piace il senso di appartenenza, mi piace questa foga che hanno comunque. E qui Paolo ci dobbiamo lavorare, indubbiamente, nel senso che bisogna spostare per forza l'attenzione un po' anche sul calcio femminile, che va detto, perché se no sembra, è una novità comunque per Terni, ok? Il calcio certo. femminile a 11 è una novità. Ci sono stati successi clamorosi, che voi saprete, delle Ferelle, sì. che le chiamavano Ferelle nel calcio a 5, che però è un'altra cosa, ok? Perché? Ma non perché il calcio a 5 sia diverso dal calcio a 11, questo lo sappiamo tutti, e io che ho arbitrato anche tutti e due, lo so perfettamente. Però la realtà vera è proprio, io ne parlavo la settimana scorsa con la tua collega, è anche un po' di ambiente, nel senso, caduta la penna, mi piego io se mi permetti. Dopo la prendere. Ok, sono aperta, mi fa stacco pubblicità. E allora, il calcio a 5 è più facile avvicinare le famiglie sotto certi punti di vista, perché stai al coperto, non c'è freddo, non c'è, ok? Quindi diciamo che anche una serie di situazioni che si sono create intorno alle Ferelle erano più facilitate. Voi dovrete fare un grande lavoro per far capire ai ternani che esiste anche il calcio femminile della Ternana, ok? E io, che conosco di fama Paolo, sono sicuro che in questo riuscirà perfettamente. Chiaramente bisogna organizzare tutta una serie di iniziative che già abbiamo, insomma, analizzato prima, per far sì che questa cosa venga fuori, giusto Paolo? Sì, sì, no, è tutto corretto quello che hai detto. Qui secondo me dovremmo fare una sorta di rivoluzione copernicana per far avvicinare comunque sia le famiglie di Terni, che sono comunque cristallizzate e fidelizzate per la Ternana Calcio. Ora il presidente, che ringrazio insieme al vicepresidente Paolo Tagliamento, il presidente Bandecchi, che mi ha dato fiducia e che comunque sia ha spostato anche molta della sua attenzione verso il calcio femminile, ci crede molto, questo ci onora e ci fa piacere ed è la molla necessaria per far sì che poi noi, tutti noi insieme, sia lo staff dirigenziale che lo staff tecnico e le ragazze a qualsiasi livello, quindi dalla prima squadra alla 17 alla 15 che faremo. Ti chiedo scusa, approfitto un po' il tuo invito per quello, okay, oggi è sì. proprio finalizzato no. a quello. L'abbiamo detto Paolo, noi ci vogliamo mettere a disposizione, scusa se ti interrompo, prego. Prendi subito, come rete lo abbiamo detto, io non nascondo, tutti sanno la mia amicizia con Lorenzo Modestino, quindi noi ci confrontiamo quotidianamente facendo io questo di mestiere, e è stato Lorenzo per primo a dirmi: Gianluca, dobbiamo fare qualcosa per il calcio femminile. Io sono stato entusiasta, ne ho parlato con la nostra produzione, sono tutti contenti, quindi noi una vetrina ve la daremo sempre, quindi sono contentissimo di quello che sei, della tua presenza prima di tutto, e sicuramente è bello che tu ci racconti un po' tutto, perché poi, come tu mi insegni, per quello che hai appena detto, per cambiare mentalità bisogna partire dal basso, quindi dobbiamo far iniziare a giocare le ragazzine che da lì costruiranno, giusto? Sì, allora diciamo che è fondamentale, e ti ringrazio di questo passaggio che hai fatto, perché insomma lo ritengo essenziale. Allora è chiaro che, cercando di farlo il più breve possibile, poi capisco i tempi delle visite, insomma quelli che sono, quindi è normale che io vengo da una realtà di 4 milioni di persone, bene, quindi mi sono un attimo informato su quello che ormai è diventato il nostro totem, che è Wikipedia, tanto bene, qualcuno mi perdonerà, insomma, chi si ricorda, io a casa c'ho una Treccani che sta buttata lì purtroppo. Vabbè, comunque parliamo di Wikipedia, e Wikipedia mi dice che Terni c'ha 110.000 persone e che, compreso l'Interland, ci sono 220.000 persone. 220.000 persone, secondo me, un quartiere di Roma è più grande. Assolutamente. D'accordo. San Giovanni è più grande. Detto questo, dico anche che non è facile comunque sia far avvicinare le bambine, le ragazze. Primo, per tutta una serie di stereotipi che appartengono proprio al popolo italicus. Quindi noi, le bambine, le ragazze, eccetera, vanno a fare danza, vanno a fare nuoto, vanno a fare comunque gli sport. Ballo, chiedo scusa, guardiamo. Prettamente, no, va benissimo. Ma che va benissimo, io non sto facendo il bastian contrario, perché comunque sia va benissimo.
però credo che comunque il calcio femminile sia straordinario sotto il punto di vista propedeutico, sotto il punto di vista fisico, sotto il punto di vista sociale, sotto il punto di vista psicologico, perché comunque è uno sport di squadra, perché comunque ci si integra, si gioisce, si ride, si piange, si cade per terra, quindi ci sono tutte quelle componenti secondo me necessarie a far sì che anche la crescita di una bambina possa svilupparsi al meglio dentro un terreno di gioco assolutamente, sì. Proiettato sul calcio femminile. Questo è il mio punto di vista. So che ci aspetta un lavoro grande, perché la società ci ha dato comunque degli input corretti, giusti e importanti, quindi legati all'ottenimento di un risultato massimo per quanto riguarda la prima squadra femminile. Quindi noi punteremo a questo risultato massimo. Abbiamo costruito, ne sono convinto, una squadra importante, anche se poi divagando un po' dico che è un girone complicato, perché ci sono comunque squadre che fanno parte, che hanno comunque la casa madre in Serie A, parlo del Genoa, parlo della Spezia, e quindi società che comunque hanno anche dietro, no? Anche quanti sono in ogni girone, Paolo? Ecco, infatti di questo ti volevo dire, lo scorso anno avevano 4 gironi da 12, okay. Quest'anno sono diventati 3 gironi da 15, una vince, una è promossa, gli altri perdono, quindi è chiaro che per vincere un campionato quindi neanche, scusami ti interrompo, neanche il playoff? No, oggi non sono. È dura. È molto dura, quindi però io non parto, noi non partiamo con la paura. La paura la lasciamo proprio dietro, siamo la Ternana, siamo una squadra molto forte e quindi punteremo all'obiettivo pieno. Vorrei che insomma non passare per presuntuoso dicendo questo, semplicemente perché credo profondamente nel gruppo che abbiamo creato. Credo profondamente nello staff e nella società che ci sta supportando al meglio. Detto questo, io purtroppo vengo e sono innamorato da sempre del settore giovanile e quindi ci tengo tantissimo a sviluppare il settore giovanile, a cominciare, come dicevi tu, dall'attività addestrativa di base, quindi dalle nostre bambine. E ti quindi faccio un paio di domande, Paolo, perché sì, certo, è stato mio padre, certo. Ma almeno lo spieghiamo anche ai telespettatori. Come si struttura nella stessa maniera del calcio maschile, quindi da bambine giocano a 5, poi giocano a 7, esattamente. Allora abbiamo, sulla carta dovremmo avere un gruppo di pulcine che giocheranno a 5. Ok. Poi dalle pulcine le chiamiamo pulcine, sì, per certo, dire le più piccoline. Poi si va all'under 12, l'under 12 dovrebbero giocare a 7, poi la federazione volta dopo volta fa dei cambi un po', vabbè, mi associo 7, comunque 8. Al silenzio che hai preferito, assolutamente fare tu, e non voglio commentare, senza polemica, per carità, assolutamente. Poi dopo si va all'under 15, che giocano a 9, dall'under 15 si passa all'under 17, che cominciano a giocare a 11. Under 17 e under 15 fanno campionati nazionali, quindi si possono andare a scontrare con il Pescara, piuttosto che con il Perugia, piuttosto che con la Jesina, piuttosto che con la Roma, piuttosto che con la Lazio. È un bel campionato. 15 anni vai a fare un campionato. Sono bei campionati, sono campionati belli, importanti, tosti, duri, perché il calcio femminile si è espanso negli ultimi 2 anni, anche tecnicamente, soprattutto in una maniera clamorosa, probabilmente sicuramente anche sotto la spinta dell'importante mondiale che è stato fatto dalla nostra nazionale. E quindi ti dico che oggi andare a vedere una partita di calcio femminile di un buon livello è un bel vedere. Non era, ma me lo consenti Veronica, e non ho nulla contro il calcio femminile al passato, però oggi mi si consente di dire che è un'altra cosa. Certo. Perché? Perché le ragazze sono molte di più, perché sono più preparate tecnicamente. Perché soprattutto io penso che sia quello, no? Io ho vissuto un anno e mezzo negli Stati Uniti, quindi. Cioè, comunque, per esempio nel basket femminile vedi molta più tecnica, perché logicamente abbassandosi il livello fisico chiaramente tu la metti più sulla tecnica, per cui diventa anche più divertente sotto tanti punti di vista, ok? Questo. Io, se me lo concedi, certo. Tanto lo spazio lo utilizziamo. Assolutamente sì. Io faccio veramente un appello a tutte le famiglie di Terni, insomma, di dintorni dell'Interland, che hanno magari bambine che hanno passione, che vogliono avvicinarsi al calcio femminile, a portare le nostre ragazze, le vostre figliole
al campo a chiedere informazioni alla nostra segreteria, che comunque insomma basta andare. La segreteria comune alla Ternana o avete una abbiamo una sezione, ma è una famiglia. Sempre lì. È una famiglia comune, lì. Via della Bardesca. Quindi sì. Andate sempre in Via della Bardesca e chiedete informazioni per il calcio femminile. Esatto, numeri di telefono, insomma, Ternana Calcio, basta andare sul sito, si trovano tutti i numeri di contatti telefonici. E cominceremo ad inizio mese con le 17 e la 15, quindi le ragazze 2005, 6, 7, 8, quindi questa fascia d'età possono venire o possono telefonare, chiedere informazioni, e a seguire cominceremo anche con la scuola calcio, intorno credo al 10 di settembre, quindi più o meno con l'inizio delle scuole, e per tutte le bambine 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bellissimo. E quindi sarà uno spettacolo vedere queste bambine con queste magliette rosso-verdi. Vi inviterò tutti quanti, insomma, a venire e a partecipare, insomma. Assolutamente, no, quando faranno, sì, no, Mauro, se sei d'accordo, la faremo un servizio in esterna, cioè, ti prego, quando vengono le bambine lo voglio fare. Le bambine, se solamente avessi avuto io questa opportunità, al tempo. Questa è una testimonianza. Cioè, al tempo non se ne parlava del calcio femminile. Assolutamente. E nella mia città ero l'unica. E da me a Velletri ci sono circa 60.000 abitanti. Io ero l'unica a giocare a calcio. Se solamente avessi avuto questa opportunità. Ci vuole un po' di tempo. E anzi, ti chiedo una cosa. Certo. Se ci sarà la possibilità, quando inizieremo con la scuola calcio, accoglici con una squadra di bambine. Sì. L'abbiamo già detto questo, okay. Assolutamente sì. Benissimo. No, la vogliamo fare e ti ripeto, guarda, Lorenzo, che è un amico, Lorenzo Modestino, ma ha particolarmente spinto per questa cosa. E io sono assolutamente con lui, io ho rapporti con l'Unicusano perché comunque, non te l'ho detto, ma loro mi hanno trasmesso in anteprima un docufilm che io ho girato su Terni sulla diffusione della droga dai giovani, quindi con Gianluca Fabbi che è il direttore di Unicusano TV, e quindi noi insomma ci interlacciamo quotidianamente. E quindi assolutamente è una cosa che mi piace fare, la portiamo qui e ci divertiamo. Grazie, assolutamente, perché poi, cioè, io adoro i bambini, guarda, forse per me ne farei 500. È vecchio, quindi va bene. Mauro, andiamo in pubblicità, che dici? Ok, allora rimanete con noi, poi facciamo un rush finale. Adesso vi guardate altri 3 minuti dei nostri fantastici sponsor e poi ci ritroviamo qui. Grazie. Unidea Porte e Finestre è azienda giovane e dinamica che collabora con alcuni tra i più importanti marchi nel settore infissi. Segue i propri clienti dalla fase di analisi e progettazione fino all'installazione e collaudo. Unidea, qualità per passione. Andrea Mastrogiovanni è un bambino di Terni di 8 anni, affetto da una grave disabilità associata ad una malattia rara, 20 casi nel mondo, ed ha bisogno di assistenza continua. Il Comitato Insieme per Terni invita, secondo le proprie volontà e possibilità, ad aiutare Andrea, aderendo ad una raccolta fondi. Se vuoi contribuire, puoi farlo anche tu, usando il conto corrente aperto presso la Banca di Credito Cooperativo Umbria Centro. Salve, sono Raffaella Mecarelli e vi voglio presentare i nostri prodotti. Materassi in memory dispositivo medico e reti ergonomiche in legno fisse ed elettriche. Poltrone relax alza persone e shiatsu acquistabili con agevolazioni fiscali. Sistemi di antifurto, climatizzatori, ausili per disabili. Per finire, macchine per cucire e macchine per il caffè. Vi ricordo che facciamo dimostrazioni gratuite a domicilio e senza impegno e soprattutto assistenza diretta di tutti i prodotti venduti. Vi aspettiamo! Perugia, presso Original Motor, via Pietro Soriano 69, www.originalmotorsrl.it. Autocarrozzeria Sipace Group, dal 1974, amiamo la tua auto. Professionalità, attenzione al cliente, materiali ed attrezzature moderne ed ecosostenibili.
Sipace Group è all'avanguardia per tutte le riparazioni auto in un ambiente ampio e controllato. Sipace, servizi auto a 360 gradi. Meccanica, elettrauto, servizio gomme, cristalli e aria condizionata, soccorso stradale e pratiche auto. Informati e fidati. Da Sipace è meglio. Autocarrozzeria Sipace Group è a San Gemini, via Fermi 20. Telefono 0744 24 17 61. L'emozione per un gol della tua squadra del cuore. Un momento toccante o divertente in una pista teatrale. L'interesse per un servizio dedicato a un evento del tuo territorio o a un'intervista a un personaggio famoso. Sono questi i momenti in cui il tuo messaggio pubblicitario è più efficace. Noi di Umbria Più te lo mettiamo a disposizione. Questo spazio può essere tuo. Fatti conoscere da un pubblico potenziale di 800.000 persone. Chiedi informazioni senza alcun impegno inviando una mail a originaltvsrls@gmail.com. La tua pubblicità su Umbria Più Canale 15 costa meno di quanto pensi. Eccoci qua, tornati. Stringiamo, Mauro, stringiamo un attimo su Federica, perché Federica la scorsa settimana tu non hai visto la partita della Ternana perché? In Puglia. Eri in vacanza, finalmente. Te lo sei meritato, giusto? Sì, era una vacanza con la danza, sempre. Sempre con la danza, perché lo vogliamo dire un attimo, perché sennò poi non ti danno mai lo spazio che meriti. Invece no. Qui alla Musical Academy. Sì. Dove tuo papà è il boss riconosciuto universalmente. Però tu ti occupi di tutto? Mi occupo della comunicazione, della sezione teatro, danza e musica. Esatto. Okay. E possiamo dirlo che la Musical Academy in questo è, insomma, una delle eccellenze ternane. In questo caso. Non lo posso dire io. No, lo dico io, però faccio il musicista, quindi varie cose. Faccio finta di fare il musicista. Come fingo di fare tante altre cose. Volevo tornare un attimo su Mara, perché allora Mara è qui in rappresentanza di un gruppo storico. Se non ho capito male, ma non so se ho capito male, dovrebbe essere stato il primo gruppo a essere formato di tifosi? Il primo club riconosciuto proprio dalla Ternana, calcio. Di tifosi a Ternana. Esatto. Nasce nel 2012. Okay. E all'inizio aveva la presidenza Gianluca Pedigliani. Adesso ce l'ha Anacleto, il fratello. Che inviteremo in trasmissione poi oggi, purtroppo con questo cambio. Doveva esserci invece poi abbiamo deciso di otturare. Grazie. Però il fatto che non possiamo andare in diretta. Esatto. Quest'ora era impegnato. Esattamente, quindi, esattamente. E tu ci hai portato davanti. Sì, allora, pochi mesi fa, praticamente. Dove guardiamo? Di là, Mauro? Perfetto. Facciamolo vedere. Pochi mesi fa è uscito questo libro, ideato appunto da Anacleto Pedigliani, il presidente, con la nostra collaborazione di tutto il club. Perfetto. La Ternana dei record si commenta da solo come titolo, quindi ripercorre un po' la cavalcata trionfale della Ternana, tutto il campionato fino alla Supercoppa. Ci sono fotografie, ci sono hanno collaborato. Vengo un attimo verso il nostro cameraman improvvisato Daniele, giornalisti, va bene così? Ternani, la casa editrice Ternana, abbiamo proprio fatto tutto by Terni. Tutto quindi su Terni. E la collaborazione è proprio Ternana al massimo, ci sono interviste, racconti, esatto. Come è vissuto il calcio qui, ok? Sì, ripercorriamo. Guarda, io questo è molto italiana come cosa, indubbiamente. Ma io ricordo la prima volta che andai in Argentina per il calcio e mi beccai la partita di spareggio per andare in Serie A, e che era Platense contro, non mi ricordo, un'altra squadra. Si giocava solo con gli ospiti di una delle due squadre, perché la settimana prima avevano ammazzato un tifoso sugli spalti, e cosa parliamo. E lì ci fu una delle persone che stava con me che mi disse: Gianlu, qui in Sud America, ti parlo di più di 10 anni fa, il calcio non è calcio, qui è questione di vita o di morte. Cioè c'è gente che tutta la settimana non c'ha da mangiare e risparmia per andare a vedere la partita. Okay? Non era. Tigre era il Tigres Platense era questa la partita, adesso mi sono ricordato.
E tra parentesi ho avuto pochissime volte in vita mia paura come in quello stadio, te lo garantisco, gradoni di legno, una cosa devastante. Però detto questo, cioè, in Italia ci sono dei posti dove è così. In te, a Terni non ti voglio dire che è questione di vita o di morte, però credimi, cioè, c'è veramente gente che vive quasi esclusivamente per questo. Okay. Non ci credo. Per questo motivo c'è anche una fortissima rivalità col Perugia, chiaramente, perché c'è una questione geopolitica molto più ampia che imparerai chiaramente. Paolo, Perugia ha una squadra femminile? Sì. Avremmo penso il primo derby della stagione contro Perugia, subito in Coppa Italia. Adesso. Io sono detto proprio l'ho beccata in piedi. Allora, tutti i derby quest'anno. Il 12 o il 19 settembre. Così capirai subito, perché tu vedrai anche gente che non è mai, perché non sa manco come si gioca a calcio femminile, che però verrà. Ma lì sarà presente. Stai tranquilla, perché sicuro. Che sarà così sicura. L'ho già detto. Sì, quello è. Guarda, io ma vedi, è così dappertutto. Quando io ero a Rieti, io mi ricordo, mi si presentò un capo ultra dopo una settimana, si presenta, e poi ero presidente senza portafoglio, nel senso che io mi sono dovuto diventare presidente perché i due soci si sono messi a litigare subito, se non mi metto presidente io non si iscrivevano. Quindi avevo anche organizzavo tutto, facevo tutto, ma il potere non ce l'avevo. Adesso mi si presenta e mi fa: guarda, presidente, io le posso pure perdere tutte, posso anche retrocedere, ma io non devo perdere con la Viterbese. Cioè, a me mi ha detto così subito, cioè non è, capito? E questo è un po' ovunque, lo trasponi ovunque, sì. Geograficamente in tutta Italia, sì, appunto. Quindi voi da Palermo Messina sì, a Bariloche e quant'altro, è tutto così, l'Italia sì. Vive su questo. Mister Pagliarini, invece tu hai iniziato la tua attività? Sì, abbiamo iniziato il 6 agosto. Tu hai 2005? 2004? 5. 2005. 17. Iniziamo il 12 settembre a Reggio, noi pronti via subito Reggio. Bene, campionato totalmente diverso da quello dell'anno scorso, andiamo a incontrare insomma Napoli, Lazio, Roma. È molto più duro. Pochino. Poi ecco, i ragazzi miei di tutte le squadre che c'erano sono andati quando giocavamo il derby. Cioè loro gli interessa, io ho detto almeno in società se vinciamo il derby campiamo per rendita tutti, se lo perdiamo inizia a essere un problema per tutti. Quello è un grosso problema. No, perché lo vogliono così, anche in società lo vogliono tutti così. Sì, sì. E Ternani sono tanti? Le squadre? Sì, la maggior parte. Anche perché quest'anno Silvio Palucci o comunque linea guida della società si prendono da fuori se fanno la differenza. Fenomeni. No, se valorizza. Come deve essere il calcio. Ok? Io, senza offesa per nessuno, ma domenica scorsa, guardando la Serie A, ho smesso di contare le squadre che avevano un italiano. Merci. Mi sembra il Torino, un italiano, l'Atalanta, un italiano. Io non credo che si vada lontano. Io mi sono già espresso. Io penso che abbiamo vinto l'Europeo per una serie di fattori che non si verificheranno mai più nella vita. Ok? Non perché non ce lo meditavamo, ma per tutta una serie di fattori, quelle altre squadre erano tutte a pezzi, Covid. L'unico allenatore serio in tutto l'Europeo ce l'avevamo noi, perché Mancini comunque era l'unico allenatore serio, perché tutti quegli altri facevano ridere, era Luis Enrique a venire qua. Erano tutti, guarda i risultati, Deschamps, per quanto lo possa aver amato come giocatore, io penso che con quella squadra neanche Agostinelli sarebbe riuscito a non vincere l'Europeo, perché poi, ecco. Però in tutto questo... non ci stiamo rendendo conto di come si sta distruggendo il calcio italiano, ne riparliamo fra un po' d'anni. Adesso io l'Europeo credo che sarà una condanna, perché tutti adesso pensano no, non puoi di queste cose perché hai vinto l'Europeo, siamo forti. No, noi abbiamo 12 giocatori forti che giocano nelle prime 3 o 4 squadre di Serie A, basta, dopo non c'è niente, perché ripeto, guardate le formazioni delle altre squadre che giocano in Serie A, mettono i brividi e scusate, qui c'è gente che ha fatto calcio vero come tutti voi. Io vedo la metà dei giocatori che giocano stranieri, io fatico a pensare che non ci sia un italiano che sia di quel livello, perdonatemi, ma ecco. Io sono per il calcio vecchio stile, tre stranieri stop, basta, avanti. Io dico un'altra cosa, se me lo concedete, dico che mi fa pensare ancora di più, oltre a questo che hai detto, che da sottoscrivere insomma con la matita rossa, il fatto che siano infarciti i settori giovanili, esatto, già di ragazzi stranieri. Questo mi fa pensare, perché comunque noi oggettivamente come nazione abbiamo una tradizione straordinaria, insomma, no, di talenti. Però quando si vanno a pescare, ma io ripeto, non ho nulla contro nessun tipo, non voglio fare discorsi settari e quant'altro, ci mancherebbe altro.
però secondo me in giro per il nostro paese ci stanno veramente dei diamanti grezzi su cui dovere e poter lavorare, però poi forse si accontenta magari di andare a prendere lo ragazzo strutturato che viene da chissà dove, da qualunque posto, mentre invece magari si lavora di meno, ma mister tu sicuramente me lo potrai confermare, che insomma è molto più tempo di me che stai lavorando ultimamente nel settore giovanile, ci si lavora un pochino più di meno magari su un ragazzo, uno strano che magari può avere delle caratteristiche importanti, una prospettiva, che però magari nel momento specifico non è pronto, e quindi no, rincorrendo sempre i risultati, perché poi alla fine purtroppo, diciamo la verità, insomma, guarda, siamo un po' tutti legati ai risultati. Tre cose, quelle che hai detto tu, ma mi prendo le responsabilità di quello che dico, visto che l'ho fatto per un pochino di anni. Uno, questo che tu dici, che se io devo pensare a strutturare un settore giovanile perché gli under 15 devono vincere il titolo, ok? In questi giorni c'è anche qualche tuo ex calciatore 2004-2003 che mi ha chiamato, no? Io poi ormai sono fuori completamente al giro, però 4-3 ho allenato tutti. Punto, poi ti dico dopo in privato. C'è la rincorsa, mister 2000, scusami, direttore, 2004, ok? 2004 vuol dire 17 anni. Se li stanno accaparrando tutte le squadre del circondario per fare gli juniores. Allora, capisci che se tu fai l'eccellenza o la promozione e tu sei un 2004 a 17 anni, vai a giocare su una juniores, una squadra eccellenza di promozione, ma tu che pensi fai il calcio? Ok? Fine. Per questo è quasi identico anche la primavera, nel senso che la primavera io ho sempre definita una tomba del calciatore, perché comunque tu in primavera ci puoi stare un anno e poi parti, cioè è molto più formativo farsi un anno interregionale quando c'hai il 35enne che ti spacca le gambe rispetto a continuare a giocare con i pari età, poi dopo non sei pronto per fare nulla, sì. E questo lo sappiamo. Quindi questo è il primo problema. Secondo problema, ahimè, molto più complicato, è che se qualcuno iniziasse a mettere mano soprattutto sui convitti, per cui determinate squadre, che Dio ci scampi, sicuramente non sono né la Ternana né il Perugia né tante altre, però una marea di squadre prendono solo giocatori da fuori, in modo che il convitto ufficialmente ti costa 10, poi in realtà costa 6. Quello che io mi sono sentito di dire a un presidente di Serie A 3 anni fa, io ho detto: se il settore giovanile da fonte di spesa, perché tu nel settore giovanile devi spendere, se non investi nel settore giovanile in che investi? Ok? È diventata una fonte di reddito, è finito il calcio. E infatti io dico semplicemente: voi guardate quest'anno le primavere di Serie A, io ve lo dico adesso, non ve lo dico, guardate le primavere di Serie A quest'anno, fra 3 anni ci ritroviamo qui tutti quanti insieme, va bene? Magari voi in Serie A, ringraziando a te, e vedremo quanti di quelli che oggi quest'anno giocano in primavera in Serie A vanno a giocare in prima squadra. Zero, perché è così, e questo è il danno. E questa dovrebbe essere la funzione reale del settore giovanile, perché sennò il settore giovanile non avrebbe proprio necessità di essere. Esatto. Il settore giovanile dovrebbe servire sulla carta ad integrare le prime squadre, certo, insomma. Perché? Poi naturalmente sì, non tutti arriveranno per mille motivi, però magari uno l'anno, due ogni 3 anni, cioè, tu sei statistico, Paolo, poi che anche sotto il punto di vista economico, scusami, poi termino, anche sotto il punto di vista economico ci sarebbe, almeno questo è il mio pensiero, è assolutamente opinabile, ci sarebbe anche un abbattimento di costi. Ma ci mancherebbe, se tu investi sul giocatore te lo costruisci, ma la mentalità, ma l'Ajax non ci ha insegnato niente, quelli giocano lo stesso modulo, io ho avuto giocatori dell'Ajax, quelli giocano veramente lo stesso modulo da quando hanno 12 anni, cioè Jans ce lo ricordiamo tutti, cioè quelli da quando hanno 12 anni giocano con lo stesso modulo, arrivano in prima squadra, se sei buono buono, se no vai, però tutti sanno come devono impostare. Tant'è che l'Ajax ha fatto business con il calcio. Appunto, capisci che ti voglio dire, quindi quello è. Allora, vabbè, abbiamo chiuso un attimo così, ma era anche dovuto. Allora, abbiamo altri 5 minuti. Quindi, Mr. Train, sì. Uno che ha fatto calcio vero e che ha fatto la storia della Ternana, che diciamo in due parole ai tifosi? Ma è semplice. Cioè di stare calmi, tranquilli, eccetera, di aspettare giorni migliori, e sono convinto che la Ternana verrà fuori, perché per me è una buona squadra. Certo... ripensando al campionato che abbiamo fatto l'anno scorso, magari tutti si aspettavano la prima partita che magari ammazzavamo anche il Brescia. Però non può essere così. E poi non dimentichiamo
quindi... Non dimentichiamo che la Serie B è un campionato massacrante, lunghissimo, e quindi che di solito i campionati, le posizioni del campionato si decidono, esatto, da primavera in poi. Quindi, sì, quindi dopo entrano tanti fattori, ci sono un sacco di partite per poter recuperare. I pagamenti, dopo le squadre, quando quello che è importante, magari gali di rendimento. Quello che magari è importante è che magari domenica magari muoviamo un pochino la classifica, soprattutto per il morale, diciamo, no? Io sono molto sincero su questo, non mi aspetto per le prime 5 partite, abbiamo un calendario terribile, questo va detto, per le prime 5-6 partite io mi aspetto veramente pochissimo, e qui dovranno essere bravi tutti, a partire da Lucarelli, a partire dal direttore, a partire da Paolo Tagliavento, tutti a calmare gli animi, tutti a tranquillizzare, perché, esatto, ripeto, ecco, non, no, quello è giusto, Michele? Sì, noi abbiamo una buona squadra, io direi ottima squadra la Ternana, perché ha due giocatori per ruolo, non solo, si sta parlando del portiere che adesso Giannarilla è intoccabile. Chi l'ha detto? Io ho le registrazioni, io è 20 giorni che dico, ho parlato con Paolo Grassi, io l'ho detto, Giannarilli deve rimanere, ho parlato con Paolo Grassi 20 giorni fa, in televisione. Quindi se arriva Falcone si metterà in panchina. Amen. Poi si parla di un centrocampista buono, ottimo, a livello di Serie B, e poi si parla anche di un centrale difensivo, quindi la squadra è già anche forte, Sorensen ne va recuperato, va visto, deve un attimo riprendere il ritmo, ma sì, deve rientrare anche Partitilo, no? Sorensen è un bestione 1,93 m, se era pronto adesso qualcuno non ha creduto niente di calcio. La squadra è già forte, okay, come è forte, per me con Brescia è stato un episodio, ma sì, quindi non ci focalizziamo su questo episodio qui. Ha giocato bene il Brescia, ha saputo fermarci bene sulle fasce, e quindi qualche defaianza in difesa, però la Ternana secondo tempo ha giocato. Beh, no, no, ma sono totalmente d'accordo, e poi ci dobbiamo salvare. Esatto. Basta, giusto mister? Ecco, noi ci dobbiamo salvare, qui se qualcuno ha capito in un'altra maniera, bada, sì, noi ci dobbiamo salvare, fine. Giusto Mara? Tutti nel carro armato. Sì, bravissimo. Tutti dietro, stile Mourinho, l'autobus davanti alla linea di pulizia. Tutti dentro al carro armato, dai. Allora, io penso che possiamo ringraziare tutti, perché è stata veramente una bellissima puntata, come al solito ci siamo. Ringraziamo ancora Mara Romoli, grazie Paolo a voi. Scriboni, Veronica Spagnoli, grazie. Nicola Traini, Michele Ritoliposi, Mirko Pagliarini. Grazie mille. E io ringrazio te, che ci hai fatto compagnia anche all'ultimo minuto, diciamolo, perché in tutto questo casino era saltata anche la valletta, quindi lasciamo perdere, oggi veramente sta venendo giù un nubifragio, quindi vabbè. Comunque, grazie a tutti voi, grazie per essere stati con noi anche stasera, e ci rivediamo sicuramente giovedì prossimo, poi state sintonizzati sui vari social, i vari giornali, perché la prossima settimana inizieranno ad uscire novità sul palinsesto di Umbria Più di RT. Ringraziamo Original TV, la nostra produzione, ringraziamo Mauro, ringraziamo i nostri cameraman, ringraziamo Fabrizio Tini che come al solito ci ospita nella splendida cornice della Musical Academy, e ancora per noi è presto, ma voi la vedrete stasera, quindi vi auguro una buona serata. Ringraziamo Gianluca Marini che ha presentato per voi. Grazie.